È una giornata particolare per la nostra scuola, è una giornata di condivisione, una giornata di lavoro, voluta dai genitori e dagli alunni per rendere più bella questa scuola, che secondo me è già di per sé bella, ma adesso verrà ulteriormente resa accogliente, con un bellissimo lavoro di cooperazione e di sinergia che ha visto la collaborazione di genitori, insegnanti, ragazzi, il personale ATA, tutti insieme al di fuori dei ruoli usuali che caratterizzano la vita scolastica, stanno cooperando a rendere migliore questo ambiente, anche dando questa grossa prova di essere educati alla legalità, che secondo me è proprio educarsi a rispettare l'ambiente, a renderlo bello, a renderlo più accogliente, educarci a collaborare per le energie che ciascuno di noi ha. Sono convinta che la collaborazione fra genitori e studenti abbia dato buoni frutti, infatti questa iniziativa si è concretizzata anche in breve tempo ed è una cosa abbastanza difficile riuscire a mettere d'accordo e organizzare tutta una scuola intera. Quindi siamo contenti. Oggi pittureranno 28 aule, che non sono poche. Sono partiti stamattina alle 8:30 con 24 e le altre 4 le faremo a chiusura dell'assemblea che è in corso degli studenti. Abbiamo saputo che erano già anni che volevano comunque farlo, il problema è che magari ci sono state delle difficoltà maggiori. Innanzitutto mi è piaciuto il fatto che finalmente siamo riusciti a fare qualcosa insieme come scuola, che di attività in comune non se ne fanno praticamente mai. Mi ha fatto piacere che i rappresentanti siano riusciti a organizzare questo. E comunque anche l'idea di avere una scuola un po' più pulita, un po' più colorata, un po' più nuova, è, secondo me è un'ottima cosa. Mi fa piacere. Abbiamo cominciato con un progetto pilota prima nella succursale, abbiamo fatto 4 aule della succursale per vedere quali erano le difficoltà che avremmo incontrato poi nel coinvolgere tutta la sede. Oggi siamo in 6 della nostra classe più altri 5 di una seconda. Ci siamo divisi il lavoro, un po' dipingono il giallo in basso e un po' dipingono il bianco più in alto. Già adesso siamo abbastanza avanti, però prima delle 10:30 non finiamo. Come sta funzionando? Come vedi i Bene, ragazzi? bene. Temo che avranno da fare i bidelli alla fine del lavoro, perché non è stato proprio facile, però insomma funziona, anche grazie ai genitori, devo dire. Sono i colleghi che stanno dando una mano a controllare, perché contemporaneamente si svolge l'assemblea degli studenti. Devo dire che la maggior parte degli studenti ha preferito imbiancare che partecipare all'assemblea. Questo forse un po' stupisce, però insomma. È una grande giornata, sono contenta di tutti quanti. Devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato.